Ave discepoli e bentornati per parlare ancora di storia. E oggi più che di storia parleremo di oggetti. Ecco, io ho una strana convinzione. Secondo me ci sono degli oggetti che più di altri segnano il passare del tempo. In pratica, oggetti che quando noi teniamo in mano ci accorgiamo di essere vecchi. Ebbene sì, oggetti che noi conosciamo, oggetti che per noi erano normalissimi, ma che per le nuove generazioni sono qualcosa di totalmente sconosciuto. Chiaramente la tecnologia in questo discorso la fa da padrona. Ci sono oggetti tecnologici che sono sorpassati, che hanno un'obsolescenza enorme. Ma non è solo di questo che voglio parlare. Spesso si tratta di oggetti che noi usiamo normalmente, oggetti con cui entriamo in contatto tutti i giorni e che magari tra 10 anni, bah, neanche più sappiamo cosa sono. Ecco, io ne ho provati alcuni e vorrei fare con voi una piccola carrellata. Il primo di questi oggetti è questo. Per chi ha la mia età, questo è un oggetto normalissimo. È una classica musicassetta, inventata nel 62, brevettata nel 63 dalla Philips, divenne lo strumento fondamentale con cui noi amanti della musica copiavamo le canzoni dal vinile o dalla radio e poi ce le portavamo dietro con il Walkman. Oggi è qualcosa che i giovani praticamente non sanno più cos'è. Oggi non lo sanno più perché a partire dagli anni 2000 prima i CD e poi la musica digitale ne ha decretato la sua scomparsa. Tra l'altro c'è una cosa che i giovani non sanno. A cosa serve una penna bic abbinata a questo? Al fatto che i Walkman molto spesso andavano su una direzione, quindi bisognava infilarci la penna bic per andare avanti o indietro. Il secondo oggetto forse è quello più iconico. Non è un disco nero, è un floppy disk. Floppy disk, questo quello da 3,5 pollici, inventato da Sony, era uno strumento fondamentale per l'archiviazione e il passaggio dei dati. Piccolo problema, conteneva meno di 2 mega di dati. Oggi 2 mega non sono niente. E quindi, hop, voi utilizzati. La cosa curiosa è che questo oggetto, che probabilmente le nuove generazioni non hanno mai maneggiato, lo vedono tutti i giorni quando accendono il computer. È una questione di skeuomorfismo. In pratica questo, proprio perché è facilmente riconoscibile, è diventato l'icona del salvataggio. Guardate i programmi di grafica, guardate i programmi di scrittura, guardate i programmi internet. Salvataggio. Gli altri oggetti di cui vorrei parlarvi sono le videocassette Betamax e VHS. 75 le Betamax, 1976 le VHS. Questi sono stati il primo strumento con cui noi potevamo vedere dei filmati, registrarli anche. Oggi sono assolutamente scomparsi per un motivo abbastanza semplice, che oggi abbiamo i DVD oltre a tutto quello che è il digitale. E quindi VHS come strumento per registrare i video e rivederli scompare. Ricordo che questa videocassetta aveva anche una particolarità, un problema. Se andava al sabato sera a noleggiare nei Blockbuster, sto facendo pubblicità a una catena di un video che ormai è scomparsa dall'Italia, e poi vedevi il film e riportavi e c'era sempre scritto riavvolgere. Ecco, questa non è stata riavvolta perché in effetti è un nastro magnetico su cui veniva salvato il video, ma poi era buona cosa riavvolgerlo. Con i DVD non c'è più questo problema. L'oggetto che arriva adesso è un oggetto che per la mia generazione un pochino, non dico che stava scomparendo, ma era in fase calante, ma prima negli anni 60 era fondamentale. Mi riferisco a gettoni del telefono. Questi
piccoli accessori metallici introdotti nel 59 erano fondamentali per andare alle cabine telefoniche e telefonare. In un'epoca in cui non c'erano i cellulari e se volevi chiamare la tua ragazza senza farti sentire dai genitori, l'unica soluzione era andare alle cabine telefoniche, ci si andava con una scorta di questi gettoni, che avevano un valore strano. Quando sono stati diffusi avevano un valore di 30 lire, che via via è aumentato progressivamente con l'aumento dei costi delle tariffe telefoniche, arrivando nell'84 a valere 200 lire, io me ne ricordo che valevano appunto 200 lire e che spesso capitava che venivano date al posto delle 200 lire come resto, anche se la cosa non è che funzionava tecnicamente perché non ne avevano un corso legale, e sono esistiti fino praticamente al 31 dicembre del 2001, quando hanno smesso di essere prodotti e venduti. Nel frattempo, ovviamente, schede telefoniche hanno preso il loro posto e poi tutti abbiamo un cellulare, di conseguenza addio cabina del telefono e addio gettoni del telefono. Tra gli ultimi oggetti di cui voglio parlarvi ce n'è uno che è ancora inscatolato, non l'ho ancora aperto. Questa è la scatola di un rullino fotografico. Scadeva nel 2006. Ok, com'era? Si apriva e dentro avevamo questa. Non è ancora il rullino. Lo apriamo. Eccolo qui. Questo è il rullino fotografico. Rullino fotografico che ovviamente va messo nella macchina fotografica predisposta per, non le note digitali, e faceva le foto. Quante foto? In questo caso 36. 36 foto. Dopodiché si deve andare dal fotografo, far sviluppare il negativo, far stampare le foto e vedere se si è riusciti a fotografare quello che si voleva nel modo in cui si voleva. L'idea del stampo 10 foto al mio piatto di torta prima di metterlo su Instagram non c'era, anche perché le foto costavano e finché non le avevi sviluppate non potevi sapere se le avevi fatte bene. Tutta un'altra epoca rispetto a oggi. Ma soprattutto, come le stampavi le foto? Chiaramente le potevi stampare, ma potevi anche ricorrere a questi. Queste sono diapositive, in pratica supporti semitrasparenti in cui mettendo lo strumento, questa piccola scheda di plastica, all'interno di una macchina proiettatrice, si proiettava questa foto su uno schermo bianco, su una parete bianca, e si vedevano così le foto. È un modo di vedere e di condividere le foto che già alla mia epoca universitaria stava scomparendo, ma c'erano ancora dei corsi in cui i docenti proiettavano le diapositive sullo schermo e poi spiegavano l'antenato delle nostre slide per le presentazioni e delle nostre LIM, in modo un po' diverso. Bene, ecco, con questo rapido giro io ho finito. Credo di sentirmi ancora più vecchio di quello che sono. Probabilmente i nostri giovani di oggi, tra 10 anni, parlando con i giovani di domani, diranno la stessa cosa con altri oggetti che oggi sono di uso comune e tra 10 anni sono praticamente scomparsi. Prima di lasciarvi però vi faccio una domanda. Cos'è questa? È dura, è pesante, è gommosa ed è una pallina. La mia generazione sapeva dove recuperarle e cosa farci. E voi? Ditemelo qua sotto.